Eccolo, eccolo! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Quel barbuto sempre piaciuto. Oggi siamo qui con una nuova reaction, una reaction a TikTok che so che vi piace tanto. Con la mascherina perché adesso sto usando questa nuova moda di metterla qui. La mascherina spettacolo. Trovate il link nel primo commento in descrizione con tutto il resto del merch. Ma ora guardatevi il video. Siamo qui con la nuova reaction a TikTok, visto che vi piacciono tanto. Ne ho fatte di tutti i colori. Questa è la parte... È il numero 1300 bilioni delle reaction ai TikTok. Oggi però siamo qua con una reaction abbastanza particolare. Non è fatta a caso. È successa una cosa incredibile. Sul sito Viola, mentre facevo le mie dirette, ho fatto una reaction dei TikTok e ho fatto una prova a non innamorarti. Mi sono innamorato di Edison. Ed è partito questo trend incredibile sia sul mio canale che in tutte le dirette iniziano a spammarmi il nome di Edison in chat. Sul canale Telegram c'hanno tutti come immagine profilo Edison. E quindi ho detto, ok, mi vogliono scammare così. E allora ho detto, facciamoci una reaction anche su YouTube. Dato che ormai il Barbuto motto sempre Barbuto sempre piaciuto è arrivato addirittura in piaciuto. America. E quindi dico, ok, prossimo step sarà prendere un appuntamento con un'americana, possibilmente lei, Edison. Comunque, adesso, a parte gli scherzi, a parte tutto, non è uno scherzo. Andiamo a fare questa reaction, non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo subito a fare la reaction. Se sei nuovo, nuovo iscritto, commenta con hashtag nuovo iscritto, iscriviti e io cercherò di darti il benvenuto come cerco di far con tutti. Eccolo. Allora, prendiamone uno recente. Crazy Edison Ray. Ricorda Edison, barbuto, sempre piaciuto. Voglio uno spam nei commenti di barbuto sempre piaciuto. Partiamo. Eccola qua. Eccola, eccola. Diso. Cosa vuol dire diso? Eccola, 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 eccola. Olò. Gangbang. Come gangbang? Anche io so ballare così, ragazzi. Anche io. Chi mi segue su TikTok potrà confermare che sono un ballerista incredibile. Così mi fai venire voglia d'anguria, però. Tum, tum, e, o, a, e, o, e. Ok, questo è un TikTok per quello che è successo in America. Questo è il simbolo del pugno per i fraintendimenti e per Black Lives Matter. Ecco, attenzione, abbiamo un Edison giocoliera. Eccola, eccola. Oh. Vabbè, 2 secondi di giocoliera. È una giocolerista. Giocolerista. Lo so che hai like the view. Lo so. Lo so che sono the best view. Barbuto is the most beautiful TikToker in Italy. Questo non si può negare. Perché lo dice anche il nome. Barbuto sempre piaciuto. Che anche tradotto in inglese, ragazzi, fa rima. Barbered is ever liked. Quindi, non so voi, però io glielo spammerei nei commenti. Barbered is ever liked. Barbuto è sempre piaciuto. O come dice la nostra amica americana, Barbuto è sempre ciaputo. Eccola. Sono qua. Sono qua, Edison. Sono qua. Ragazzi, comunque lei è molto brava a ballare. Non più di me, ma è molto brava. Lo dico, lo dico. Super cosa importante, tra l'altro, lunedì torna a Milano, quindi mi dispiace per tutti quelli che si erano innamorati del mio divano in diretta, dicendo che era il divano più famoso delle live. Non lo vedrete più per un po'. Il divano di Barbuto è sempre piaciuto. Se mi guardi così, però. Eccola di nuovo la giocolerista. Stavolta è calmato. È inutile che poi ti metti a ballare, è sbagliato. Dimmi tutto, dimmi. E sparisce. Io sono qua, dove vai? Sono qua. Sono qua. Dove vai? Sono qua. Cos'è quella roba là? Se, non sembra molto buono, ti dirò. Ti dirò. No, non sono in grado io, non sono in grado. È per questo che faccio i video dei cereali. Mi stai facendo girare la testa questo TikTok, un po' sopra, un po' sotto, un po' al contrario, un po' a destra, un po' a sinistra. Me li tengo qua così in caso. Ma è una parrucca, credo. Secondo me aveva visto i miei capelli rosa, ragazzi.
Ve lo dico io, secondo me aveva visto i miei capelli rosa, un trendsetter barbuto. Molto. Oddio. Lo so che mi ami. Attenzione, l'equilibrista, ballerista e contorsionista. Attenzione. Madonna. Ragazzi, questa è una campeona. È una campeona. Eccola. Non capisco perché nei TikTok fanno, se si avvicinano al telefono così, o c'è una mosca davanti all'inquadratura, o non lo so. Ecco di nuovo la giocolerista, è cannata di nuovo. Poi fa finta di niente lei. È anche simpatica, diciamo. Ce l'ho fatta stavolta, raga. Ce l'ho fatta. Che campione. Ragazzi, ma questa è elasticizzata. Oddio, mi sta venendo male a me solo a guardarla. Ragazzi. Ragazzi. Niente, mi andava di farlo. Oddio, che capelli c'ho. Allora, se mi guardate in prospettiva assomiglio al mio tatuaggio. Attenzione. Io la invidio comunque, perché non riuscirei mai a stare con questi felponi a questo periodo dell'anno. Io muoio di caldo solo in maglietta. Sotto non ho niente e ho caldo. Oh, vedi? Questo è l'outfit giusto, quasi giusto per questo periodo. Questo è l'outfit giusto per, diciamo, per questo periodo. Perché ridi? Ti faccio ridere? Dimmelo, ti faccio ridere? Ti faccio ridere? Sì. Ancora con st'angura. Me ne dai un pezzo, per favore? Me ne dai un pezzo? Grazie. Me ne dai un pezzo? Grazie. Come vedi, Edison, sono un grande cantante, so tutte le parole della canzone. Bella questa ballo, questo ballo mi piace. Eccola. Io non ti sto giudicando perché fai sempre le stesse mosse. Mi piace lo stesso. Però non ti sto giudicando perché fai sempre le stesse mosse nei balli, te lo giuro. Ma quella è la mamma o la sorella? I pantaloni sono slacciati? Non ci vedo più. Nuova moda, pantaloni slacciati. Ma sei incantato il disco, eh? Io non so come fai con le felpe, io ti invidio, per favore. Insegnami il trucco per non avere caldo con le felpe. Bene ragazzi, questa era la reaction ai TikTok di Edison. Un rip nei commenti, fatemelo, per i miei capelli, che dopo averli tagliati nuovamente da solo, stavolta li ho fatti davvero male. Ho tagliato i capelli in live e sono davvero brutti, lo ammetto. Devo darmi una sistematina. Va bene ragazzi, allora, come avete visto, ho ripreso con i video dopo due saltazioni. Sono diventato dislessico. Dopo aver saltato due pubblicazioni sono tornato attivo, quindi come al solito ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 uscì un nuovo video. Voglio fare un sondaggino, vi chiedo gentilmente chi è arrivato fin qua del video, vuol dire che siete i veri fan, siete quelli che vi riguardate tutti. Quindi chiedo a voi, nei commenti mi fate sapere se preferireste, visto che l'estate adesso tutti vanno in vacanza, ci avete da fare, uscite, non c'è più la scuola, bla bla bla. Preferite i video di mattina? Magari scrivetemi l'orario o continuiamo alle 18. Fatemi sapere nei commenti e vi mando
un bacione. Ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Grande Edison, mitica. Ricorda, barbuto, sempre piaciuto. Ciao belli, vi voglio bene.